Ciao, sono Erika e il casino che vedi qua dietro è merito di mia figlia. Sono insegnante di Pilates e lo faccio per aiutare le donne che vogliono allenarsi a casa ma che hanno poco tempo a disposizione a migliorare la salute fisica e la tonicità del corpo. Mi trovi sul mio blog ericapilates.com dove potrai avere una visione più chiara di quelli che sono i miei corsi di Pilates, anche se sei principiante. Nel video di oggi ti faccio vedere un allenamento di Pilates avanzato per farti capire in cosa si può evolvere un allenamento di Pilates, un allenamento che diventa molto intenso anche dal punto di vista fisico. Se hai già provato qualcuno dei miei video, dei miei allenamenti qua sul canale, ti sarai resa conto che comunque anche un livello base può essere abbastanza intenso. Nei livelli avanzati si va a lavorare ancora di più sulla dinamicità, sull'equilibrio e sul controllo del corpo. Ammetto di non essere stata precisa e perfetta, ma si sa, non ce n'è un limite al miglioramento di noi stessi. Io ti auguro una buona visione. Ti ricordo di iscriverti al mio canale se i miei video ti li reputi interessanti e di attivare la campanella, per rimanere aggiornata nel momento in cui carico un nuovo video. Ti ringrazio e alla prossima! Ciao, benvenuta in questo allenamento. Parti con le gambe a tavolino e le mani dietro la nuca. Iniziamo con upper contraction. Espirando sali, scendi inspirando. Espira, braccia lungo il corpo e inizia a fare double leg stretch con le punte dei piedi tirate e le ginocchia unite. Espira, allunga. Inspira, torna. Espira, inspira. Espira. E poi una bella dondolata per andare a sederti. E comincia a fare the crab. Dondola sul corpo. Con le gambe incrociate, scambia l'incrocio e vai ad appoggiare la corona dalla testa a terra per allungare il tratto cervicale. Ancora, dondola e scambia. Appoggia la testa per allungare il tratto cervicale. Dondola, scambia, appoggia. Dondola, scambia, appoggia. E poi distendi le gambe a terra. Mani dietro la nuca, neck pull, inclinati indietro, arrotonda il bacino, srotolati completamente a terra ed espirando risali come in un roll up con le mani dietro la nuca. Mamma mia, che fatica! E tre rimbalzi verso le tue gambe con il busto. Inspira, espira, roll down. Che fatica, ho avuto un momento di cedimento, facevo veramente tanta fatica, per questo ho dovuto allungare le braccia. Espira. E srotola. E questa volta ho deciso di risalire almeno la parte iniziale con le braccia distese perché proprio non ce la facevo più. E da qui vai a posizionarti lateralmente, gambe incrociate con la superiore incrociata davanti per fare side bend. Distendi, crea un arco col corpo, sfiori il pavimento quando ritorni. Lascia sempre l'anca della gamba che sta sopra ben aperta. Spingi indietro il ginocchio, ricordati di allungarti con il fianco. E poi twist e con un piccolo arabesque. Side bend con un piccolo arabesque twist. E un'ultima volta. E voilà. Qui ammetto di non essere scesa con molto controllo, ma cerca di fare il meglio che puoi. Punte tirate. Si va in teaser. E srotolati. Espirando sali su. E poi torna. Wow, che intensità!
Si sale e srotola il corpo. E su. Hip circles. Cerca di isolare il più possibile il movimento delle gambe dal resto del corpo. Uno per direzione e da qui. Ancora, dopo una piccola pausa, hip circle. Uno in una direzione, uno nell'altra. Mani dietro le ginocchia e rilassati. Vai a fare side bend in direzione opposta. Espira. Inspira. Espira. Inspira. Espira. Inspira. Espira, arabesque twist. E si scende. Arabesque e twist. E giù, arabesque col twist, e voilà. Ed ora open leg rocker, distendendo le tue gambe, dondola sulla schiena e su bella dritta. Inspira, scendi, espira per salire. Immagina di tirare dei calzini verso le ginocchia ogni volta che scendi. Srotolati completamente a terra. E gambe oltre la testa, parallele al pavimento per fare balance control. Trattieni un piede con le mani mentre l'altra gamba si solleva, peso più o meno sulle punte delle scapole, cercando di mantenere l'equilibrio. Fai dei movimenti più fluidi e precisi che puoi. Terminato l'ultimo, incrocia una gamba sopra l'altra, allungati in avanti, distendi le braccia dietro di te e prova a fare boomerang. Braccia, gambe oltre la testa, cambia l'incrocio, finisci in teaser, mani dietro la schiena, aprendo il torace e giù. Ancora. Roll over, scambia le gambe, finisci in teaser, mani dietro la schiena per aprire il torace e giù. Da qui piega le gambe, srotolati completamente a terra, distendi le ginocchia e inizia a fare undred. Cerca di tenere le gambe più basse che puoi, in modo tale da incrementare la difficoltà di questo esercizio. Ed ora con i piedi a V, talloni a contatto e attivi. Dai che ci siamo quasi, resisti, resisti. E relax. Ed ora, posizione prona. Le gambe sono distese a terra, i piedi rilassati, stabilizza le scapole. Tira i piedi verso i glutei allungando le cosce. E da qui solleva il torace e inizia a fare il rocking. Mi rendo conto che devo perfezionare ancora questo movimento perché sto usando molto la testa anziché il centro del corpo, ma ricordati comunque che il fulcro del movimento è un dondolio sull'addome attivando anche i glutei. E poi posizione del cane a testa in giù per rilassare la schiena, cammina indietro con le mani. Piccolo stretch e risali col corpo. La mia testa è sparita in tutto ciò. Sollevando le braccia verso l'alto, fai un roll down e attiva un piede. Sollevandolo da terra, vai a finire in plank ed esegui un push up mantenendo la gamba sollevata. Torna indietro con le mani. Si ricomincia dall'altro lato. Roll down. Attiva la gamba sollevandola, vai in plank, push up e ritorna indietro, appoggia il piede a terra, senti le piante dei piedi stabili nel pavimento, afferra i gomiti e inizia a molleggiare restando allungato in direzione del pavimento. Molleggia anche lateralmente.
e poi finisci in plank e vai a posizionarti a gambe incrociate ricercando la tua postura migliore. Inspira, espira, inspira, espira, inspira, espira. Grazie mille per essere stata con me.